Buongiorno a tutti, da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato agli strumenti ottici e digitali. Oggi vi parlerò del nuovo visore termico della Infiray, l'EI E3 Max, che ho ricevuto in visione da Scubla. Costa 2569,90 euro, IVA inclusa, e beneficia di 2 anni di garanzia. Vi ricordo che su termicinotturni.it è disponibile una recensione approfondita che potrete leggere utilizzando il link qui in alto. Io comunque ve ne parlerò tra poco dopo la sigla. Restate qui e se volete iscrivetevi al mio canale. Come potete vedere, questo visore termico mostra una classica linea che concede un utilizzo confortevole sia ai destrimani sia ai mancini. I componenti elettronici sono protetti da un robusto scafo che è stato ottimizzato con zone zigrinate per migliorarne la presa. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 470 grammi che sono distribuiti su circa 17 cm di lunghezza. È impermeabilizzato di grado IP67 e quindi può resistere a una caduta accidentale in acqua per 30 minuti sino a un metro di profondità. Propone inoltre una zona pulsanti decisamente snella. È possibile utilizzare infatti la maggior parte delle funzioni attraverso un pulsante e la rotella. Del resto non è presente il pulsante accensione e spegnimento perché il software permette lo spegnimento del sistema coprendo l'obiettivo con il tappo in dotazione. Sul lato sinistro inoltre è stata inserita una porta magnetica di tipo C che consente una ricarica molto rapida. Nella stessa zona poi è visibile un LED che attesta lo stato dell'alimentazione. Per quanto riguarda la ghiera di regolazione della messa a fuoco, l'ho trovata grande a sufficienza per essere utilizzata anche con i guanti invernali. Il suo movimento è fluido e preciso e anche in questo caso ho apprezzato il sistema di regolazione a collare del display, che è molto più funzionale della piccola rotella laterale che si trova su molti prodotti della concorrenza. La sua forma moderna e particolare sembra fatta apposta per inserire i polpastrelli al suo interno, favorendo la precisione della regolazione. L'obiettivo del nuovo visore termico Infiray E3 Max ha un diametro di 35 mm. L'apertura focale non è dichiarata, io presumo sia composto di germanio e aperto almeno f1,2. L'oculare proietta l'immagine di un display di alta qualità, si tratta infatti di un OLED con una risoluzione di ben 1440x1080 pixel. Beneficia di una estrazione pupillare di 20 mm e di una pupilla di uscita di 5,5 mm. È concesso l'utilizzo confortevole anche ai portatori di occhiali. Per migliorare il comfort osservativo soggettivo, anche durante l'utilizzo protratto, la sua luminosità è facilmente regolabile. Come anticipato, è poi presente una ghiera per la regolazione delle diottrie, che ha un intervallo di compensazione tra più e meno 5. È stato utilizzato un sensore da 384x288 pixel con una frequenza di aggiornamento dei fotogrammi di 50 Hz, un pixel pitch di 12 micrometri e un valore NEDT che è inferiore 25 millikelvin. Inquadra un campo di vista compreso tra i 7,5 e 5,7 gradi. L'ingrandimento nativo ottico è di ben 3,5x ed è possibile sfruttare un intervallo di ingrandimento digitale compreso da 1 a 4x con step di 0,5x che regala un ingrandimento massimo pari a 14. Il raggio di rilevamento dichiarato è di 1800 metri. Questo visore termico d'osservazione inoltre beneficia della tecnologia definita Ultra Clear, che è stata specificatamente progettata per migliorare l'esperienza visiva anche durante le condizioni meteorologiche avverse come foschia, pioggia e neve. Sono presenti anche 4 modalità scena, forestia, pianura, focus e città, che velocizzano l'utilizzo evitando all'utente di impostare di volta in volta il contrasto, la luminosità e altre funzioni utili. È ottimizzato inoltre con 4 palette colore: bianco caldo, nero caldo, rosso caldo e arcobaleno. Esiste poi la possibilità di sfruttare l'ingrandimento dell'immagine, il cosiddetto picture in picture, ossia compare un quadrato che ingrandisce parte dell'immagine. La calibrazione si può impostare invece su automatica o manualmente.
E non avevo visto inoltre su altri visori termici la funzione immagine calda e immagine fredda. Con quella calda gli utenti possono ottenere delle immagini meno affaticanti per facilitare la visione prolungata. Con la tonalità fredda invece si percepiscono maggiormente i dettagli e gli obiettivi inquadrati. È anche disponibile una bussola che si calibra facilmente con il classico sistema a rotazione su tre assi, che ho già utilizzato, penso come voi, con molte applicazioni o planetari per smartphone. Confermo inoltre che durante le settimane di utilizzo sul campo il software si è dimostrato stabile e non è mai stato necessario resettarlo. È possibile utilizzare questo visore termico attraverso un'applicazione disponibile per smartphone dotati di sistema iOS o Android. Io l'ho installato nel mio smartphone Rugged Cat 62S Pro dotato di sistema Android. L'app vi consentirà di modificare rapidamente le impostazioni del visore termico e di scattare fotografie e registrare video. I progettisti di Infirei hanno preferito utilizzare una memoria interna di 32 GB. Visto il peso medio delle foto, circa 40 KB, dei filmati 40 MB per 3 minuti e 30, è possibile, come dichiarato dalla casa madre, archiviare sino a 57.000 immagini e ben 48 ore di video. I video e le immagini catturate poi possono essere facilmente trasferite sia tramite la porta C, sia attraverso l'applicazione per smartphone e tablet. È stata utilizzata inoltre una batteria interna e non estraibile agli ioni di litio da 4,2A e 3,6V. Grazie al sistema rapido di ricarica magnetica è possibile raggiungere il 90% di ricarica in un'ora. La durata dichiarata è di circa 8 ore a una temperatura di 21 gradi. Mia moglie e io, con un utilizzo medio di 2 ore serali, lo abbiamo caricato per sicurezza ogni 3 giorni. Soltanto la seconda settimana, con temperature inferiori ai 5 gradi, il LED ha iniziato a lampeggiare di rosso dopo circa 6 ore di utilizzo, sintomo che la batteria presentava una ricarica inferiore al 20%. Mi sembra comunque un risultato ragionevole, anche visto il modesto ingombro di questo visore termico. Inutile dire che con l'hotspot acceso, per mostrare le immagini visibili attraverso lo smartphone, la batteria durerà di meno. Nell'articolo presente su termicinotturni.it potrete leggere con precisione le varie funzioni che si possono attivare con il pulsante e con la ghiera. Dall'apertura del coperchio occorrono circa 10 secondi per una completa funzionalità del visore. Come anticipato, lo spegnimento avviene con la semplice chiusura del coperchio, ma è anche possibile attivare la modalità standby premendo due volte il tasto fotografia, mentre è visibile sul display il timer che anticipa la disattivazione totale, quindi classici 3 secondi. Del nuovo visore termico Infirei E3 Max ho apprezzato varie caratteristiche. Posso senz'altro confermare che da un punto di vista meccanico è un prodotto ergonomico che si impugna e usa facilmente anche con i guanti invernali ed è ben sfruttabile anche dalle persone mancine. Appena si impara a utilizzare la ghiera di controllo, si accede poi a un elevato numero di funzioni senza dover cercare al buio ulteriori pulsanti. Ottima inoltre la scelta di prevedere una ghiera collare nei pressi dell'oculare per compensare rapidamente e con precisione la regolazione diottrica del display. Pregevole anche il sistema di messa a fuoco con una rotella grande, precisa e fluida. Il sensore è perfetto per sfruttare la risoluzione di un obiettivo da 3,5 mm di diametro con 3,5 ingrandimenti nativi. Per quanto riguarda il software di utilizzo, la modalità tradotta in italiano come ultra chiara consente rapidamente di beneficiare di un maggior contrasto durante le sere contraddistinte da pioggia e nebbia, ovviamente alzando la percezione del rumore termico. Le palette sono solo 4, ma sono state scelte le più adeguate. Mi è anche piaciuta molto la modalità scena focus, che evidenzia con un cerchio e un aumento di luminosità e dettaglio il soggetto inquadrato. Ero un po' scettico sull'ingrandimento nativo pari a 3,5x, perché spesso con questi sensori l'ingrandimento nativo è di circa 2,5, ma devo ammettere che l'algoritmo è in grado di gestire alla perfezione la risoluzione fornita dal sensore e dall'obiettivo, fornendo nel contempo degli ottimi dettagli anche a 160-200 metri. Eccellente poi il sistema di spegnimento con la chiusura del coperchio, che prevede anche la possibilità di sfruttare lo standby. Ottima inoltre la durata della batteria, dato anche il relativo peso ingombro di tutto il visore termico. È la prima volta che utilizzo una
portaci magnetica, temevo difficoltà nell'inserimento al buio, ma grazie al magnetismo si aggancia con rapidità, oltre a fornire una ricarica realmente molto rapida, anche se non ha un fissaggio sicuro, come potete vedere, come le classiche USB-C. Ma come si vede di notte? Allora, per quanto riguarda la sua capacità di percepire i dettagli a medio-lunga distanza, confermo che si riescono ad osservare le tracce di calore anche oltre 1,5 km. Rispetto al classico termico con un sensore di medesima risoluzione, beneficia di un ingrandimento ottico di 3,5x, che in effetti mostra molti dettagli su classici soggetti come cinghiali, cervi e caprioli. A 200 metri, durante una notte fosca, sono riuscito senza problemi a distinguere il muso di un capriolo da quello di alcune cervi presenti nel prato. Mi sembra quindi un eccellente prodotto per chi ha esigenze di osservare dettagliatamente soggetti di media grandezza sino a 200-250 metri di distanza. È giunto adesso il momento di citarvi i pregi e i difetti. Tra i pregi potrei dire un ottimo algoritmo di gestione dei video e delle immagini, un sensore di qualità, i 3,5 ingrandimenti nativi sono ben gestiti dal software, sistema di spegnimento affidato alla chiusura del tappo, funzione ultra clear, ultra chiara, risparmia tempo e evita impostazioni manuali, possibilità di registrare anche l'audio. Ottimo algoritmo, 4 modalità di scena e un'estrema rapidità di utilizzo grazie a un solo pulsante e a una ghiera. Tra i difetti potrei dirvi che onestamente pur cercandoli non li ho trovati, forse la porta C magnetica risente in alcuni casi della forza di gravità, quindi è indispensabile non muovere il visore termico in fase di ricarica o durante il trasferimento dei dati pena lo sganciamento del cavetto. Il visore termico Infiray AE Free Max si è rilevato un deciso passo avanti rispetto alla serie 2. Si fa forte di innumerevoli caratteristiche che facilitano l'utilizzo pratico sul campo, sintomo che in Infiray ascoltano le esigenze della propria clientela, anche quella più esigente e professionale. Confermo inoltre l'ottima capacità di rilevamento di soggetti grandi come cervi e caprioli, in quanto è possibile realmente percepirne forme e dimensioni anche a 200-250 metri di distanza. Mi pare inoltre un prodotto contraddistinto da un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Vi ripeto il prezzo, il visore termico Infiray E-Free Max costa 2569,90 euro IVA inclusa. Io ringrazio la dottoressa Tania Lanzutti di Scubra SRL per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare le mie impressioni personali sul campo. Io termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale e sui siti ufficiali che sono termicienotturni.it e binomania.it e soprattutto sul nuovo gruppo Facebook Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Potete anche seguirmi sui social che sono presenti sui titoli di coda. Se ancora non l'avete fatto, inoltre potreste iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Thank you.